La ricerca di solito può nascere da molteplici cose, quindi c'è una committenza che ti chiede di lavorare su qualche cosa, c'è un luogo che ha un percorso storico interessante o particolare, e quindi a quel punto cosa succede? Che la ricerca entra in quel posto come uno scandaglio, andando a cercare dalla storia alla semplice osservazione stando in quel posto, quindi fermandosi del tempo, guardando, ascoltando cosa dice la gente, e c'è un accumulo di documenti, chiamiamoli così, che possono essere appunto storici o di osservazione o di un suono che si è sentito o chissà che cosa. Questo accumulo produce una quantità di pensieri, si risolvono poi in 30 idee per fare un progetto diverse. 30 idee che sono uno schizzo sulla carta, di solito con due parole, due righe, un disegno. E poi di quelle, cioè lasciando, come dire, appunto sedimentare, qualcuna galleggia e qualcuna va a fondo. E quelle che galleggiano di solito hanno un senso, c'è un motivo se stanno su. E quelle che stanno su, allora vanno prese, salvate, messe in un posto sicuro, e da lì di nuovo riparte un altro processo, che è quello ancora di andare dentro quest'idea e svilupparla. Quindi, se fosse un gomitolo, no? Svolgerlo completamente finché diventa lineare, e questo di solito avviene con uno scritto. Quindi scrivo, cioè, se la mia idea regge il bianco della pagina, sta in piedi. Cioè, se io riesco a raccontarlo, se riesco a raccontarlo come lo racconto a me per la prima volta, vorrà dire che poi posso raccontarlo agli altri, no? E quindi c'è una sorta di esercizio che mi fa immaginare che l'arte non sia un linguaggio impossibile, ma se corrisponde a un racconto, che è una cosa che siamo abituati a ascoltare da quando siamo piccolissimi e capiamo di cosa si tratta, si può essere raccontata, ha forse motivo di essere, no? Se tu mi chiedi ma perché hai usato quella cosa lì, quel materiale, quel font, quel colore, perché d'acciaio? Perché io, se so raccontarti i motivi delle mie scelte, il lavoro sta in piedi. Un altro test è di parlare con persone che non si occupano di arte e che non sa bene cosa sia magari il lavoro dell'artista, o parlare con mia mamma o con le mie amiche o le persone che fanno curatrici, che sono vicino a me e conoscono esattamente ogni passaggio del mio lavoro. Quindi ci sono un paio di persone, non tantissime, due in particolare, una è Francesca Comisso e l'altra è Rebecca De Marchi, che sono due care amiche, e ogni volta che ho un nuovo progetto e che ancora risiede in testa, non ancora sulla carta, quello è il primo step per metterlo in discussione, e a quel punto sono persone di cui mi fido, persone che conoscono molto bene me e il mio lavoro. Ed è interessante, no? Come visualizzano quello che io gli sto raccontando. In questo momento sto lavorando a un progetto che inaugurerà il 4 giugno 2012 al Castello di Rivoli, ed è un progetto speciale che sarà all'interno del riallestimento della collezione permanente. Quindi per la seconda volta mi capita di fare un progetto su una collezione che esiste. La prima volta è stata al Museo del Novecento, dove tutt'oggi c'è un lavoro che rimane lì attivamente perché è parte della collezione. È un'opera particolare perché si tratta di un'audioguida, o perlomeno funziona come un'audioguida. Ho lavorato su 22 opere della collezione. Questi interventi audio sono di 17 persone diverse, che io ho invitato nei bunker del museo, perché quando lavoravo a questo progetto il museo era ancora in fase di costruzione. Questi commenti sono rilasciati da persone molto diverse tra loro, che io facevo stare davanti ai quadri, appunto nei depositi del museo, di fronte a un'opera pittorica che io sceglievo per loro. E questo stare a tu per tu, con un microfono che registrava la loro voce, ha portato a una rilettura contemporanea e anche personale, anche soggettiva, anche fatta di ricordi, di sogni. E queste persone sono
da scrittori a un'astronauta, a una casalinga, a una profuga, a un'infermiera di emergency, poi chi mi viene in mente uno psichiatra, un filosofo. Ritornando al nostro visitatore dentro il museo, come dire, è come vestire i panni di qualcun altro, attraverso questa voce che accompagna la lettura delle opere, ma è anche, costruire un pensiero nuovo. Invece per Rivoli sto lavorando con una modalità completamente diversa, ma in risposta a un problema che in questo momento interessa un po' i musei in questo paese, alcuni in maniera particolare. Abbiamo come dire, il sistema culturale in bilico. Quello che ho fatto è incontrare gli studenti della città. Quindi incontrare ragazzi che andavano dalle scuole medie alle superiori, appunto attraverso un dialogo all'interno del teatro del Castello di Rivoli, dove io in primis mostravo loro qual è il mio lavoro, cioè cosa faccio. E in definitiva chiedevo loro aiuto per realizzare il mio prossimo progetto, chiedere alla città di Rivoli di diventare prestatori, come nella modalità dell'arte. Quindi, come un collezionista presta un'opera importante per una mostra, io chiedo di prestare qualcosa agli abitanti della città. Questo oggetto in particolare è una poltrona. Quindi queste poltrone saranno disposte una per sala, ogni tanto, non sempre, come un luogo dove si può stare. È salotto buono, salotto culturale della città, quindi da quella poltrona, anziché fare zapping, vediamo De Dominicis, De Maria, Mario Merz, Mona Tum. La poltrona è simbolo di potere, è simbolo di potere che viene restituito al pubblico, alla gente comune e arriva dalla gente comune. Mi piace anche l'idea che queste poltrone siano specchio della società che abita quella città lì. Chiaramente poi le poltrone saranno assicurate e trasportate a carico del museo proprio come se fossero un'opera.